che comunque paura no. Però non senso di accoglienza, cioè come disagio. Sì, tipo andate via, una cosa Una cosa simile. simile, vero? Io ho percepito quello, Anch'io, sì. bravissimo. Sì. Ci siamo un po' fermati perché sentiamo dei rumori, ma non capiamo cosa possa essere. Ma che paura fa? Sì. Ciao ragazzi, eravamo in gita a Volterra tra gelati, borghi antichi, pizzette e bicchieri di vino quando abbiamo scoperto che proprio a Volterra c'è un ex manicomio noto come il manicomio più infestato d'Italia. E quindi io e la Giulia, che è esploratrice, ha sempre comunque delle scarpe adatte, anche se i vestiti non molto, non ci siamo potuti far sfuggire questa occasione, quindi ora vi porteremo con noi nell'ex manicomio abbandonato di Volterra. Hai paura, Giulia? Per No. ora. Andiamo a vedere come sarà. Ho letto che in talune occasioni organizzano delle visite guidate, ma oggi non le facevano e quindi ce la dobbiamo autoguidare da soli sta visita. Va bene, ci sto. Pare essere molto grande, facevano dentro cose orribili, tipo Tipo? lobotomie, torture sui pazienti, tutte quelle robe che però allora erano più o meno considerate normali. Soprattutto curavano anche delle malattie mentali che ora non sono Non neanche più considerate, sarebbe. esatto. Comunque andiamo a vedere. E proprio per tutti questi motivi, tutto questo alone pare essere abitato da molti spiriti. Abbiamo trovato un comodo ingresso e non ci siamo fatti mancare l'occasione. Il posto è molto bello. In realtà sembra impossibile che dentro qua facessero tutte quelle brutture, ma a volte l'uomo, l'essere umano, è in grado di fare brutture. Comunque, cominciamo a vedere se lo troviamo sto ospedale psichiatrico, perché Chissà se è giusta questa. Eccolo! noi abbiamo dato per scontato. Oddio. Mostra. Beh, a me qui, non so se si vede già, comunque è già un po' inquietante da qua o sbaglio? Sì. Non mi capita spesso, ma ho i brividi. Giulia? Anche tu? No. Io sì. Io sono tipo frizzantina. No, io ho proprio i brividi. Comunque, alcune parti, dovrebbe essere appunto gigantesco. Alcune parti sono visitabili in queste gite guidate, e altre vediamo adesso. Ho guardato al volo qualche altro video di qualche youtuber che c'è entrato, anche di notte, per fare rilevazioni con gli apparecchi per gli spiriti. Te li racconto dopo. Ma qua siamo qua tutta la notte. No, 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 appena fa buio. Allora, entriamo da qua. Beh, è super inquietante, raga. C'è anche un cane che abbaia. Qui c'è un ingresso, ma è murato. Qui c'è una scritta, non so cosa vuol dire, se qualcuno lo sa, ce lo scriva. Andiamo un po' veloci, anche perché sono quasi le 6. Oh, qui è aperto. Andiamo? Hanno un po' sfondato, ma. No, no.
Io ho paura, te lo dico. Vieni. So che lo stiamo parlando, ma perché è veramente altro che creepy, cioè. Questi sono i bagni. Oh mamma, qua cosa facevano? Qua c'è una specie di vasca in mezzo, boh. C'è anche una puzza assurda dentro qua. Boh. Non sappiamo, se lo sapete scrivetelo. Qui le docce sembrano anche abbastanza normali, anche spaziose, dai, tutto sommato. A parte quella vasca là in mezzo un po' inquietante, qui sembra tutto abbastanza nuovo, dai, tutto sommato, no? Fatto delle installazioni o qualcosa, perché ci sono tutti questi fili rossi. Oh mamma, qua sì che ho rischiato di perdere 10 anni di vita, cioè li ho persi. Giulia, stammi vicino però. E ringrazio che sono venuto prima io qua. Questo doveva essere proprio un bel posto, immerso nel verde e pieno di gente sobria, un po' come noi, solo che magari la pensavano e la vedevano in maniera leggermente diversa da noi. Forse proprio per questo stavano qui, tra loro, a condividere i loro pensieri tra simili. E noi là fuori a pensare loro, e loro qui dentro a pensare a noi là fuori, provando ad immaginare un mondo che non c'è. Vediamo un pezzettino. No, stiamo solo attenti. Ah, qua ci sono... No, i sotterranei... C'è... Non abbiamo le torce. Cioè, se qua sopra chissà nei sotterranei cosa combinavano, però senza torce. Si riesce. Si riesce, ma oddio, cioè si riesce. Beh, insomma. No, no, riuscire non sì. No, senza torce no. Ma le scale secondo te? No, le scale reggono, però senza torce nei sotterranei, no, dai. Oddio, qua è proprio crollato anche il piano sopra. Sì, ma hai fatto caso che queste sono sbarre? Cioè, queste sono porte, ma ci sono delle sbarre alle porte. Le stanze, devo dire, che però sono abbastanza grandi. Questo forse è un bagno. Le stanze non sono così minuscole. Robe così inquietanti ne ho viste poche. E di posti ne abbiamo girati tanti, ma... Usciamo, andiamo a vedere gli altri? Ma dico, cos'è quel filo? No, no, è un... Ah, no, no, è un... Okay. Non penso che gli altri padiglioni siano meno paurosi di questi. Però ci sono tutte delle stanze. Dove? È un bagno. È un bagno? Sì. È un bagno. No, 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 guarda, si vede meno, si vede. Ah, ok. No, è solo un bagno. Cioè, ci sono 1000 bagni. Sento tipo qualcuno che può stare. Sì, ma mi sembrava un da fuori, no? Sentiamo 1000 rumori, ma non sappiamo se sia il vento, la nostra paura. Gli spiriti, o forse un mix di tutte queste robe. Allora, questo primo l'abbiamo visto, andiamo a cercare gli altri? Sì. Riprendiamo la scalinata che abbiamo visto prima. Pensavo venire di notte qua. Non lo so, tu vederlo tutto forse... Non ci sono fatto. Io vorrei vedere questo, più che questo, no? Ma è immenso, cioè... Attenzione lì, Però qua si riesce a passare. Attento che sono rovi. L'importante è che poi ci ricordiamo la strada. Dai, è immenso. Ma tu hai mai visto un posto così? No. Soprattutto noi che siamo vestiti da aperitivo. Qua non si può entrare però. Mannaggia, mi ha fatto sta fatica. No, è aperto là, ma non so se vale la pena perché sembra tutto distrutto dentro.
Proviamo ad affacciarci, sì. Vedi che è proprio crollato anche il tetto lassù. Ah, lì un altro bagno, ma perché li facciamo sempre vicino alle finestre? Sì, vai. No, fai proprio. Ah, guarda, ci sono dei letti là. Mi sa che questo era bello, guarda. Comunque è pieno di mosche dappertutto pure. Non so se c'è qua. C'è qualche cadavere dentro. Beh, qualche animale morto, dai. Guarda quante mosche. È un moscaio qua. Andiamo dove? No, volevo sbirciarli dentro la finestra lì. Altri bagni. Separati ma comunque aperti, quindi potevano essere visti da tutti. Vabbè, diciamo che meno male che la psicologia ha fatto qualche piccolo passo in avanti rispetto a questa roba. Mi sono rimasti un po' qui i sotterranei di quell'altro posto. Aia. Posto. Aia. Abbiamo sentito dei rumori. Ci sono tantissimi rumori. No. O fantasma o persona, no. Forse ci stiamo facendo un po' suggestionare, ma adesso anche la Giulia sente quel brividino che gli avevo sentito prima. Quel frizzantino è diventato un brividino. Che è un vento strano, c'è un vento strano effettivamente. Boh, io una roba così veramente non l'ho mai sentita in posti del genere. Cioè. È vero che poi continuiamo a sentire rumori e non capiamo, quindi anche quello non aiuta. Non aiuta. Tieni presente che nel bosco, come siamo qua, viene buio prima delle 9, quindi. Ah, giusto. Non avevo considerato questa cosa. Vabbè, noi proseguiamo ancora un pochino, dai, vediamo se riusciamo a trovare qualche altro edificio o magari quel museo o quelle, sì, parti visitabili. Continuiamo a sentire rumori, cioè, soprattutto la Giulia li sente. No, ma ci sono, no, figurati, anch'io li ho sentiti, cioè. Se ti fermi, proviamo. Soprattutto venire da dentro quest'altro edificio, che è l'unico che non abbiamo esplorato, che c'erano troppi rumori e non abbiamo. Rumori diversi, non è che sono tipo porte che sbattono. Sì. La cosa strana è che prima l'ufficio dove eravamo noi. No, sì. E poi dopo quest'altro. Sì, i rumori sembrano come per avvisarci. Sembrano seguirci, sì. Qui siamo ritornati, quindi sì. In realtà l'abbiamo esplorato tutto tranne, vabbè, i sotterranei e l'edificio. Adesso usciamo. Io ce li ho i brividini. Pensa quelli che sono venuti lì. Vabbè, ma magari se sei in gruppo di 10. No, erano 3-4. Beh sì, 3-4, poi comunque 3 con le torce. Cioè. Se si facevano man forte, dai, sì. Immagini se adesso qua. Sono una testa. Dove? No, io non la vedo la testa. Vediamo se poi ci sarà nel video.
comunque sì, è spaventosissimo. Ok, usciamo e conclusioni finali. Vuoi dire qualcosa? Zaini aperti. Allora, entrambi noi, i nostri zaini li abbiamo, cioè che ce li avevamo in spalla? Sì. Li abbiamo trovati aperti. Bene. Bene. Bene ma non benissimo. Cioè, la cerniera, proprio la cerniera, facciamo vedere, cioè, proprio la cerniera di zaini. Era aperta e vedete che bisogna fare tutto questo. Quindi era così zainetto e siamo sicuri entrambi che fossero schiusi. E anche lo zaino di Giulia era aperto. Condividiamo questo momento. Abbiamo Giulia, come adesso Edo in studio, sempre che io poi riuscirò ad arrivare a casa a consegnare il materiale a Edo in studio vi sta facendo vedere le foto di zainetto, perché Giulia mi ha fatto delle foto all'inizio tour e zainetto da dietro, lo zaino era chiuso. Io non l'ho neanche mai tolto dalle spalle, quindi non c'è possibilità di dire che perché ho preso io qualcosa. Va bene. A testimonianza della presenza di spiriti all'interno dell'ex manicomio di Volterra. Vuoi riprendere se c'è qualcuno? No, andiamo. Considerazioni finali? Allora, molto bello, troppo suggestivo forse. Forse troppo suggestivo. Forse troppo. Che comunque, aspetta, non è che siamo dei tipi che si fanno tanto così impaurire o influenzare. No, assolutamente. Cioè. Anzi, a me tipo qualsiasi tipo di film o altro di questo genere piace, ma all'inizio ero tranquilla, poi dopo... Quel come che l'avevamo definito? L'arietta, quel brividino, ecco, sì. Quel brividino che avevo sentito io all'inizio, poi dopo l'ho sentito anche lei. Rumori tanti. Sì, è un po' strani. Altre persone no, perché come vedete c'è solo la nostra macchina lì, quindi non c'è nessun'altra macchina e la strada non, arrivare a piedi si può, ma è lunga. Sì, altri esploratori no, o qualcuno che abitava lì, però comunque anche abitare lì dentro non è tanto da abitarci, perché è tutto... Trovano cibo? No, altro. No, beh, dei magari che senza tetto senza che dormono lì. Ma dormire qua e scendere lo giù so, non è... No, è vero, è vero. No, è verissimo, quindi... E soprattutto gli zaini aperti, cioè... Cercavano cibo. Forse gli spiriti, può essere gli spiriti che cercavano cibo. Va bene, quindi bene, sensazioni forti, andiamo a vedere Volterra adesso. Andiamo a farci il nostro aperitivo. Andiamo a fare l'aperitivo. Grazie per aver visto il video fino a qui e da me, Giulia, tutti gli spiriti fantasmini dell'ex manicomio di Volterra, fuori e dentro, il viaggio continua. Per 50 euro ci torneresti stanotte? Con più persone? Da sola? No, adesso.